Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Shuikoden 3 perché finalmente stiamo per incontrare in carne e ossa il Flame Champion. Quindi è qui dove vive il Flame Champion. Un po' troppo cupo, no? Dubito che lui viva qui. Solo un eremita vorrebbe, cioè solo un eremita piazzerebbe casa sua qui. E beh, effettivamente è esattamente quello che il Flame Champion fa, cioè si è comunque isolato dopo tutto il casino che è successo, no? Va bene, andiamo avanti. Oh! Ulala! Stavo esplorando il nascondiglio e abbiamo incontrato un altro boss opzionale, mi sa. E quindi ovviamente lo affrontiamo. Ovviamente. Azzodes si chiama. Minchia. Azzodes. Azzodes. E che però, ah no, solo Rico diventa sbilanciato, vabbè. Ho paura che sto boss sia molto forte. Sembra anche molto resistente comunque. Minchia. Vabbè, si attacca una volta sola e non fa doppi turni o robe strane. Oddio. Ma cos'è la runa oscurità? Aspetta però, perché non colpisce tutti. Ecco, così colpisce tutti. Oddio, lei sta evocando però. Oddio, buono, io l'ho spenta. Io spero che voi non lo sentiate, ma io sto mangiando in realtà. Però è entrata in Berserker. Madonna quanto gli ho tolto. Bene, tutti mancati, a posto. Va bene, va bene. Se mi attacchi singolarmente così, la gestisco la cosa, non è un problema. Ah, vabbè. Questo attacco è fastidioso però. Minchia, silenzio. E dai però. No!
Attacca prima lei? No, non ci credo. Minchia, siamo morti. Niente. Vediamo se l'ammazziamo ora. E niente. Vabbè. Niente, ci ho provato. Va bene, la rifaccio e ci vediamo tra poco. Ok, l'ho battuta. Peccato però che Rico mi è morto. Non è stato difficilissimo il combattimento. Mi è bastato semplicemente andarmi a potenziare le armi, che le ho portate tutte a livello 10 lì nella città desertica. Ho cambiato qualche armatura e... easy. L'ho buttata praticamente giù solo con colpi automatici praticamente, quindi mi è andata veramente bene. Ok, facciamo... vediamo un po' cosa c'è dentro questo forziere. Stone of Power. Oh, mi sa che qua si può rompere il gioco. Mega Medicine, Thunder Runner, Kite. Sì, queste le prendo tutte. Fire Magic Ring, Grape Seeds. Oddio, i semi che servivano per reclutare Bards. Mi sa che abbiamo finito lo spazio. Vabbè, a posto così. Possiamo andare dal Flame Champion. Ok, ci siamo. Stavo riflettendo però sul fatto che secondo me è ora che comincia il gioco veramente, cioè nel senso, ora che Chris e Hugo finalmente incontreranno il Flame Champion e potranno unire i loro destini, quindi potranno unire comunque il loro cioè potranno unirsi in uno scopo comune, ok, mettiamola così. Secondo me è ora che si apre veramente il gioco, cioè nel senso, si avrà quella libertà, si avrà quella possibilità anche di reclutare altra gente, perché fino a questo momento ho sì reclutato delle persone, ho potuto reclutare comunque della gente, però sono sempre stato molto vincolato alla storia, cioè tutti i personaggi che ho reclutato li ho reclutati solamente perché si trovavano di passaggio, quindi non ho fatto dei reclutamenti veri e propri con delle side quest, delle sottotrame o delle robe particolari. Quindi io sono convinto che da questo momento in poi Chris e Hugo staranno insieme nel party, quindi avrò modo comunque di poterli utilizzare sia da una parte che dall'altra, ma al tempo stesso Thomas, che è l'anello di giunzione tra Hugo e Chris, mi permetterà di reclutare e di fare molta più roba rispetto a prima. Ho questa forte impressione. Boh, vediamo. Perché ora qui dovremmo vedere la scena poi dove arriva Hugo, dove Chris era praticamente lì e poi incontrano il Flame Champion. Un vicolo cieco? Cos'è questo? Ecco, stessa scena di Hugo, solo che però questa volta è Chris che... Aspetta un minuto, Chris! E niente. Hey! Strano che però con Hugo non li ho incontrati a tutti quanti, messi magari qua fuori... Magari ora succede al contrario, che noi siamo, che con Chris incontriamo Hugo già qui dentro. E tipo succede la stessa scena che abbiamo visto con Hugo, però al contrario. Dove sono? Perché potrebbe essere questa cosa, eh? Anche se vabbè, ovviamente la solfa non cambia, però abbiamo visto prima Chris con Hugo, ora potremmo vedere Hugo con Chris. Non mi sorprenderebbe la cosa. Ah, invece no, siamo arrivati prima noi comunque, vedi?
Benvenuta, Chris. Ma tu sei il capo del villaggio di Kisha? È giusto. Ma sono anche la moglie del Flame Champion, Joe. Ti do il benvenuto. Tu sei la moglie del Flame Champion? Lui è qui? Certamente, cara. Lascia che ti mostri la strada. Vieni. E ora mi congiungerò con la storia di Hugo. Oh. Sì, Chris. Lui è lui. Joe, il Flame Champion, il mio amato. E non lo fanno vedere neanche con lei. Ah, vaffanculo. E quindi ora, scusa, devo per forza fare il capitolo di Geddo. Sono finiti per ora i capitoli di Chris, di tutti. Vedi, qui c'è un altro capitolo di mezzo. Oh. Oh oh oh. Le cose cominciano a farsi interessanti adesso, ragazzi. Eh sì. Quindi lui tecnicamente dovrebbe essere uno delle spalle di... del Flame Champion. Lui è uno dei suoi generali, dei suoi commilitoni. Oddio, ci sono tutti personaggi nuovi qua ora. Quindi si rincontreranno tutti lì dal Flame Champion, secondo me. Si rincontreranno tutti lì e poi... e poi comincerà la vera storia. Oddio, ma chi ha le pistole? Ace. Come fai a bere così... come fai a bere così tanto già così presto di mattina? Sei proprio un buono a nulla. Hanno i nomi delle carte. Ace, Joker, quindi ci sarà lei Queen e lui sarà Jack probabilmente. Chi te l'ha chiesto? Ho visto che hai sprecato già diverso tempo ieri pomeriggio. Non adesso. Stiamo lavorando, ricordi? Sono l'unica ragione che ti permette di rilassarti tutto il giorno, sappilo. È infatti Queen. Grazie. Cosa faremmo senza di te? E lui è Jack, esatto. Fighissimo lui, tra l'altro. Biondo, sembra un Super Saiyan. Comunque, dov'è il capitano? È nella sua stanza? Penso che sia di cattivo umore? Chi lo sa? È difficile da leggere, è un tipo difficile da leggere. Visto che sei così indispensabile, perché non vai lassù a vedere se sta bene? Lui chiama i colpi, in questo caso comunque chiama, sì vabbè, chiama diciamo le cose da fare e ci tiene sazi dopo tutto. Sì. Quindi loro 5 sono un party unico, madonna, già sono con 5 persone nel party, ottimo. E saranno secondo me di livello molto alto loro. Se non di livello 40, comunque giù di lì secondo me. Saranno di livello alto 30-40 come livello possibilmente. Oddio, ma quello è il simbolo... ma qua sono a Zexen, quello è il simbolo di Zexen. Sono al porticciolo della capitale. Questa è la zona della capitale. Eh sì, perché lì c'è la piazza. Questo è il lungomare dove abbiamo reclutato Valentine. Eccolo. E quindi lui ha una delle vere rune? Scusa se ti disturbo, capitano. Ah, ma allora è la sua nave quella che si è schiantata nel castello? Ma abbiamo ricevuto degli ordini dal quartier generale. Che cosa dicono? Riferisco, ci sono delle voci che i Firebringer ancora una volta hanno fatto il loro movimento nella parte nord delle Grassland. Confermate la vostra situazione. Firebringer. È difficile da immaginare che uno spirito di oltre 50 anni possa risvegliarsi di nuovo. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo accettare?
È necessario, giusto? Va bene. Ci penso io a tutto il resto. Cioè, ci penso io agli altri e prenderò a calci i loro sederi in un attimo. Questo dovrebbe velocizzare le cose. Madonna, lui è fighissimo comunque come personaggio, eh? Guardalo, che fiero. A livello 20 in realtà. Con 12.000 soldi. Runa lui a tuono. Double task. Danno 1,5 a tutti i nemici nell'area, però si sbilancia. Ripple. Danno 0,75 più poison a un nemico. Danno più sbilanciamento a un nemico. E lui perde lui perde il bilanciamento. Fuoco addirittura. 0,5 a un nemico, uno solo per battaglia. Oddio, mercenari B hanno l'attacco combinato tutti insieme. Anche a livello 20, pensavo fossero molto più forti. Livello 5. Però hanno degli equipaggiamenti molto buoni. Come facciamo a controllare queste voci riguardo ai Firebringer? Mettiamo le nostre teste insieme ed escogitiamo un piano. 5 insieme di noi, cioè tra noi 5 comunque qualcuno dovrebbe riuscire ad avere una buona idea. Il brainstorming non è il mio forte, neppure il mio. Avanti. Perché devo fare sempre tutto io qui? Va bene, almeno abbiamo una pista. Le voci dei Firebringer provengono dal villaggio di Xai. È vicino alle coste delle Grassland. Una volta che avremo attraversato il territorio delle lucertole. E dopo controlleremo in giro. E questa tu la chiami una strada? Beh, meglio di andare nelle Grassland senza niente. Comunque, possiamo probabilmente contare sulle informazioni che quel cavaliere ci ha dato. Concordo. Quale cavaliere? Immagino che dobbiamo semplicemente andare. Va bene, è deciso. Capitano? Andremo via proprio in questo momento. Proprio adesso? Certo, dobbiamo andare, proprio ora. Ah, finalmente. Abbiamo una missione. Prendete tutto. No, ho preso tutto quello che avevo per convincere il capitano ad andare. Cioè, ho fatto di tutto per convincerlo. Lui si fa convincere, lo so. Ma non è come te. Ma non è come te, non è un'ispirazione, Ace. Ti prego di perdonarmi. Pensi che tu possa essere un esempio migliore? Se stando seduto sulle tue chiappe e bevendo tutto il giorno? Smettetela voi due, dobbiamo andare. Ah, vedi, ci troviamo a Zexai, nella capitale. Quindi la mappa sarà la stessa? Beh, ovviamente non abbiamo da reclutare con lui per il momento, perché cioè, se le città sono sempre le stesse. Allora, intanto andiamo dal fabbro. Vediamo se. Però effettivamente ho pochissimi soldi. Cioè, anche se potessi aumentare le armi. Ho pochissimi soldi. Qua mi sa che mi conviene prendere i biglietti della lotteria. Aspettare
E fare il cappotto. Oddio, non le posso comprare. Ogni anno abbiamo un jackpot winner. Sì, benvenuto allo sportello dei ticket leggendari. Ma non possiamo... No. Cacchio, non li posso comprare. Merda. Neanche al castello? Vedi, qui ci sono i bambini. Vuoi giocare? Ma loro probabilmente, cioè i loro eventi è molto probabile che si svolgano prima di tutti quelli che ho fatto sia con Yugo che con Chris. Sono abbastanza sicuro che gli eventi siano, che i loro eventi siano successi molto prima. Vabbè, oddio, molto prima no, però qualche tempo prima sicuro. Qualche tempo prima sicuro. Però non di tanto, ma sicuramente sì, si sono svolti prima. Ok, dobbiamo dirigerci verso le Grassland, la terra di selvaggi barbari. Dite addio all'amata Vinay del Zexai. Giusto. Tu vieni da lì, vero? Beh, potresti dirlo. Una volta ero uno dei mercenari di Gilbert. Oddio, Gilbert, quello di Shui Goten 2. Quindi è così che sei finito al confine. È così che sei finito nelle forze di difesa del confine. Ci sono diverse ragioni. Sono sicuro che tu hai le tue. Immagino di sì. Sono sicuro che il capitano Geddo ha attraversato molta più roba di quello che abbiamo fatto noi, vero capitano? Non lo so. Avanti, andiamo. Scommetto. No. Will bid a fond farewell to the soft sea. Quindi dare un addio. E guardare per il mio ritorno. Dirò addio con affetto alla dolce brezza marina di Xexai e non vedo l'ora di ritornare. Ecco, tutti quanti lo stanno lasciando lì. Ah no, stanno andando tutti. Sì, è un modo di dire in questo caso. Bisogna vedere se ora io tecnicamente... Vediamo che mappa ho aperta. Vediamo quanto ho aperto di mappa. Ma forse mi farà arrivare soltanto fino a là. Immagino che mi farà arrivare soltanto fino al villaggio di Xai. Non credo che ci sarà il castello. Non credo che potrò andare da qualsiasi altra parte. Anche se in realtà... Ecco, vedi? Io praticamente qua posso andare al Brass Castle e poi nella Terra delle Lucertole. Anche se loro però hanno detto al villaggio di Xai, ma il villaggio di Xai si trova al nord. È sopra. Boh, andiamo. Ecco, siamo arrivati nella Terra delle Lucertole, ma il villaggio di Xai è dall'altro lato però. Quindi mi sa che hanno avuto delle indicazioni sbagliate. Siamo arrivati così lontano senza un piano. E adesso? Beh, vediamo. Prima di tutto dobbiamo offrire i nostri saluti al clan delle lucertole. Oh oh. Benvenuto, eh? Un po' rozzo, ma credo che sia il loro modo
Mi sembrano abbastanza incazzati. Immagino perché. Immagino solo il perché. Chi siete voi? Voi non siete delle Grassland. No, siamo dei mercanti viaggiatori. Vestiti così? Ah, questa sarà un'altra rottura di palle in cui siamo finiti. Non siamo allenati per scontrarci contro questi tipi. Se tu non spendi così tanto tempo ad allenarti... No, se tu non spendessi così... Se tu avessi speso il tuo tempo ad allenarti anziché bere, sarebbe stato meglio. Come ti permetti? Hai deciso tu... Hai deciso tu che l'unità avrebbe pagato... Avresti deciso tu l'unità con la quale si sarebbe pagato il, diciamo, le stanze a bordo. Diciamo con una logica, seguendo una logica, ma tu hai perso la tua logica mesi fa. Oh, certo, sappiamo tutti i benefici che abbiamo avuto. Che abbiamo avuto non pagando le ragazze per farti riportare indietro. Anzi no, che... Ah sì, con le ragazze che ti porti dietro, quindi lui spende soldi in donne. Guardati. Io ho a cuore gli interessi di tutti. Hey. Quelli stanno litigando. Eccoci. Ehi, fermi un secondo, non siamo vostri nemici. Eccoci, pensa lui. Fiero. Proveniamo dall'est. Io sono io sono il guerriero Geddo, nato dalle fiamme. Prendo l'impegno e seguo la via del passato. Mi piacerebbe incontrare il grande guerriero, il capo Zepon. Questa è la nostra unica richiesta. Bene, questa è una sorpresa. Questa è una sorpresa. Non pensavo che gli umani potessero avere, questa educazione. Sono Shiba, un guerriero del clan delle lucertole, dell'unità di combattimento. Seguite la via del passato. No, colui che segue la via del passato ti do il benvenuto. Certo, perché lui, ragazzi, era insieme al Flame Champion all'inizio. Nel capitolo 1 lui era insieme al Flame Champion. Bene, che sorpresa. Non sapevo che il capitano avesse un amico lucertola. C'è molto che non sai. Grazie a Dio non abbiamo dovuto combattere. Non sono in me. Non sono neanche sicuro di poter utilizzare la magia nello stato in cui sono. Dice, come fa a sapere? Lì. Tutto va bene, puoi venire fuori, Jax. Ah, forse lui era rimasto indietro per... Che noia. Lui forse era rimasto indietro nel caso le cose si fossero messe male e quindi poteva in un modo o nell'altro creare un diversivo oppure intervenire di sorpresa per sorprendere i nemici. Perché c'è tutta questa confusione? Non vi starete mica preparando per la guerra? No. Stiamo per segnare un armistizio con la gente di Zexen. Quindi non c'è nessuna chiamata alle armi per ora. Ma da ieri abbiamo avuto notizie di attività sospette. Sospette? Un numero di guerrieri sono stati uccisi nel mentre stavano cacciando. Le ferite sembravano inflitte da delle spade di Zexen. E il nostro profeta ci ha detto che qualcosa sta per succedere.
Il clan delle lucertole crede nelle profezie? Se noi non seguissimo le profezie, non saremmo vincitori in battaglia. Le profezie non possono combattere per noi. Se un nemico si avvicina col ferro, noi dobbiamo rispondere col ferro. Capisco. La battaglia, prima di tutto, è composta dalla tattica. Com'è il morale dei soldati, dei vostri soldati? Il nostro morale è alto. Quando abbiamo la possibilità di... Quando proteggiamo con successo il clan. Persino quelli giovani vengono ispirati a diventare dei guerrieri. Successivamente. Quindi Zen. Lui... Sempre qualcosa da sognare. Anche lui è molto più vecchio, ma forse lui infatti non ha la vera runa perché non la vuole usare, quindi non me la fa vedere. È la prima volta che entri in questa caverna? Stai vicino a me, non perderti. Aspetta, a me mi ricordo che c'era il tasto per camminare. Qual era il tasto per camminare? La stanza del capo è di sopra, non cadere. Ah, era così. Sì, con il D-pad cammina, mentre invece poi con l'analogico corre. Questa è la stanza del capo. Qua dietro c'è la stanza del capo. Quelli senza permesso non sono il benvenuto. Siamo pronti a qualsiasi cosa. Il leader degli Zexen Knight è giovane, ma sembra essere molto affilato. Forse devo aspettare che arrivi. Che arrivi lui. Ah, devo camminare. Ah, forse devo camminare appresso a lui. Siamo quasi arrivati. Infatti sì, dobbiamo arrivare insieme. Ma lui cammina molto più veloce però. Quindi vedete, gli eventi sono successi prima. Sono successi praticamente quasi in concomitanza. Sono quasi tutti in concomitanza, a dire la verità. Perché vedi, cioè, il suo capitolo 1 è in prossimità del capitolo 1 anche degli altri. Quindi è come se... fossero tutte storie che si sono intrecciate nello stesso momento. Questa è la stanza di Zepon, un valoroso e rispettato guerriero e anche capo del clan delle lucertole. Puoi entrare, guerriero Geddo. I tuoi compagni però aspetteranno qua. Dice seguaci, Beh, followers inteso appunto come seguaci. Oh, eccoci. Oddio, lui però non si vede. Quindi le voci, la voce... Non posso dire che sia vera o che sia falsa. Oddio, non si fa vedere lui però. Ma si conoscono, mi sa. Il fato sta lavorando qui. Sembra... Dice, sembra in qualche modo. Ti auguro buon viaggio. Ti ringrazio. Ehi, mi sto stancando di tutto questo. Le vostre storie sono sempre piene di buchi. Piene di buchi? Ma veramente ho visto... Lo hai visto con i tuoi occhi? Ah, sono stanca di questa cosa. Avanti, datemi tregua. Sembrate tutti così annoiati, così ho pensato di intrattenervi un po'. Tu ci stai infastidendo, quindi tieni la bocca zitta. Fai come Jack. A me piaceva la sua storia.
Capitano, com'è andata? Abbastanza bene. Ho avuto il permesso di settare la base qui. Questo è un buon posto per andare da qualsiasi parte. Dobbiamo dormire con i rettili? Quindi devo andare ora nella locanda, immagino. Potevo scendere dall'altro lato, effettivamente, perché la locanda si trova da quell'altro lato. Infatti qua, come potete notare, non ci sono i Caraia, perché questo si sta svolgendo quando ancora stavano negoziando e stavano preparando il trattato di pace. Quindi è un periodo antecedente a dove siamo adesso. Con Chris e con tutti. No, però, oddio, non mi fanno. Non devo andare alla locanda. Però se lui ha detto possiamo piazzare la base qui. Devo uscire per caso, devo fare tipo qualche trigger fuori esterno. Potrebbe essere, però non ne ho idea, non ne sono sicuro. Ecco, infatti c'era un trigger. Che sta succedendo? Abbiamo un intruso. State fuori da tutto ciò. Ma chi è il nano che è l'intruso? Non penso. Permettete a quel tizio di darci degli ordini? Beh, immagino. Chi sarà mai questo intruso? Siete voi? Voi siete gli intrusi? No? Madonna, guarda lui che malarma che ha, è enorme. Madonna, non gli ho tolto un cazzo. Madonna, ci fanno un botto di male loro. Vabbè, sì, ciaone. No, Jack. Fermi, queste persone sono nostri ospiti. Ah, minchia. Oh mio, le mie scuse, sono veramente dispiaciuto. Muovetevi. Sì, signore. Che sta succedendo comunque? Sembra che i tuoi combattenti siano in piena forza. Un intruso è penetrato nel santuario del nostro rifugio. Un intruso? Dice, è successo dopo. È un atto di guerra contro il nostro clan. Non possiamo permettergli di fuggire. E sarà stato forse Uber? Vi aiuteremo. Dopotutto siamo indebitati con il capo Zepon. Vi ringrazio e vi chiedo scusa, miei ospiti. Strano che non si sia unito al party. Ah, eccolo! Shiba si è unito al party. Fighissimo. Quindi finalmente lo posso utilizzare. D'altronde loro sono già 5, quindi si aggiungerà uno alla volta nel party per le scene o comunque in generale per tutto quello che è. Shiba, da questa parte, presto.
Eh sì, che tra l'altro quella era la zona dove io non potevo entrare perché era bloccata dalle altre lucertole. Mentre invece questa era un'altra zona che mi permetteva magari di andare da un'altra parte, perché qui c'era il nano, no? Che scavava tutte le buche, tutte le robe. E io, ecco, non ho praticamente, ecco, medicina C, utilizziamola, che qua c'è Jack, poverino, che... il fatto di non poter sfruttare la lotteria è un bel casino. È davvero un bel casino, perché non mi consente di... Cioè, non mi consente praticamente di sfruttare appieno tutto. Vediamo quante esperienze mi danno qua. Vedi, un po' di esperienza me l'hanno dato, va bene. No, perché effettivamente dovrò poi farmare da qualche parte. Per forza. Ah, ma sono dei soldati di Zexen. Oddio, Chris? Ma io non l'ho fatta questa... Non l'ho fatta questa battaglia. Ehi, voi, teste di ferro, che state facendo qui? Vogliamo vedere quanto è potente la grande nazione di guerrieri che c'è tra i sei clan. State giocando con noi? Considereremo questo un atto di guerra. Quindi che cosa intendi fare? Muovere le tue scaglie verso di noi o usare la tua spada? No, ma Chris non parla così. Questa non è la Chris. Spade! Aspetta! Addirittura boss fight di Chris? Ah, minchia, devo fare attenzione però, perché Jeddo qua... Minchia, se colpiscono Jeddo e muore mi incazzo però. Minchia, sta evocando anche lei? Acqua? Ma lei non ha la runa dell'acqua. La runa dell'acqua ce l'ha... No, non ci credo. La runa dell'acqua ce l'ha la tizia... La tizia che sta con Uber. Vuoi vedere che è lei che ha preso le sembianze di Chris? Credo che sia giunto il momento. E vedi? Che cosa sarebbe questo? Questo non sembra il modo di fare dei cavalieri di Zexen. Un giorno lo capirai. Ma perché Chris non ha la runa dell'acqua? Cioè, questa mi ha fatto tipo runa dell'acqua? Ma che... Non riesco a capire. Perché hanno fatto una roba del genere proprio prima dell'armistizio? C'è qualcosa che dobbiamo scoprire. È stato strano comunque. Sapete, quella cavaliera, le sue tracce erano troppo leggere. Tracce? Geddo, veloce! C'è una grande confusione proprio dove hai incontrato il capo. Shiba ha lasciato il party.
E io sono con un HP. Beh, quindi se ci sono dei mostri qua che mi attaccano, io sono fottuto praticamente. Va bene, però noi la confusione che si è venuta a creare la vedremo la prossima volta, perché ora vado alla locanda, così ne approfitto per riposare e per appunto salvare la partita. E poi continuiamo la prossima volta con l'avventura di Geddo. Finalmente il primo capitolo di Geddo. Me lo aspettavo un po' più diverso, se devo essere sincero. Beh, mi aspettavo tipo il classico capitolo, quello super ultra avanzato, dove praticamente i personaggi erano già a livello 40-50, che tipo loro erano super mega forti, super mega OP, no? E che poi si incontravano con Yugo e con la vera Chris, perché quella non era la vera Chris. No, quella non era la vera Chris. Quella runa dell'acqua sinceramente non mi ha convinto per niente. Quella runa dell'acqua non mi ha convinto per niente. No. Secondo me quella era la maga che sta insieme a Huber, che si chiama Maria, non mi ricordo come si chiamava, che ha preso le sembianze di Chris e ha creato tutto questo casino per far scoppiare la guerra. Dato che loro sono appunto gli elementi di distruzione, che vogliono distruggere le vere rune, eccetera, eccetera. Quindi secondo me stanno creando loro tutto sto casino e ci stanno immischiando in questo bordello. Va bene, lo scopriremo, non è un problema, lo scopriremo a breve. Per il momento è tutto, vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Ciao!